Allora. Ciao a tutti e benvenuti in questo primo video di questo nuovo canale YouTube. Mi presento, io sono Giuseppe, vivo nel Trevigiano, sono di origine napoletana e quindi qua mi chiamano tutti quanti Beppi. Se mi chiamate Giuseppe non mi girerò mai, per farvi capire. Bene, allora vi faccio una piccola anteprima. Questo canale è stato creato da me e da un mio collega di lavoro, proprio perché in questo momento di quarantena, quindi questo primo video è stato fatto oggi, che giorno è, Tim? Oggi è il 24 di maggio, quindi da poco finita la quarantena, un po' di libera uscita. Abbiamo creato questo canale per unire passioni e immergerci in una nuova esperienza. Tra poco ve lo faccio conoscere. Per quale motivo? Siamo tutti e due appassionati di motori e a Tim, che sarebbe lui. Ciao a tutti e benvenuti in questo canale. L'ho già detto io. Inutile. E nulla, quindi abbiamo messo insieme queste due passioni, che sono la mia per i motori, maggiormente la mia ma anche di Atim, e la sua praticità nel editare i video, quindi di montarli, e abbiamo deciso appunto di intraprendere questa nuova esperienza, sperando che YouTube e voi follower ci aiuterete nel nostro percorso. Allora, la nostra idea di canale non è quella di presentare motori e auto, ma di fare dei vlog che quindi riguardano le nostre esperienze quotidiane, l'uscita della domenica e anche presentare le macchine, perché almeno per quanto riguarda me, se riesco durante l'anno cerco di cambiare due o più auto, proprio perché ho questa passione, ho anche la possibilità di trovare delle macchine a dei buoni prezzi, e quindi se riesco ne cambio più di una l'anno. In questo momento sono possessore di un Alfa Romeo Giulia nella motorizzazione 2.2 da 180 cavalli col cambio automatico ZF a 8 rapporti. Premetto che non sarà la classica presentazione di automobile, quindi nel dettaglio parleremo sia a volte anche di trasmissione quando capiterà, ma siccome non siamo degli esperti ma soltanto appassionati di motori, ci limiteremo a farvi vedere le macchine, di farvi vedere le nostre esperienze con i motori, che possono variare di tutti i generi. Siccome mi piace andare in barca, quindi parleremo anche di barche in base al periodo. Sarà un canale ricco di contenuti e soprattutto specializzato sui motori. Ovviamente accettiamo consigli e critiche, siccome siamo novizi dell'ambiente YouTube, per poter migliorare, e accettiamo ovviamente proposte per poter presentare macchine, moto, barche, aerei, quello che sia, per poter arricchire il canale il prima possibile. Ci sono già dei video che sono stati più o meno programmati con degli amici che hanno delle macchine, quindi andremo a presentare nei prossimi video. Cercheremo di metterne quanti? Una settimana, se riusciamo, una settimana per iniziare, per poi vedere se vi piacciono e quindi continuare a arricchire sempre di più il canale. Bene, detto questo, oggi vi faremo fare un semplice giro della nostra città di provincia, che è Treviso, perché la reputiamo una città veramente molto carina, e appunto la faremo con la nostra Alfa Giulia. Andiamo anche a vedere un attimo nei suoi particolari. Sono orgoglioso di questa macchina e adesso andiamo a vederla. Ok, a tra poco, e ci spostiamo dell'auto. Volante molto sottile, una particolarità che mi ha portato a comprare l'Alfa Giulia. Sembra una roba di poco valore, ma è una cosa che mi ha ispirato tantissimo, che è il tasto sul volante dell'accensione, che è una roba strafiga, secondo me la rende molto molto sportiva. Volante multifunzionale, quindi con i comandi per quanto riguarda le funzioni multimediali, radio, Bluetooth e quant'altro. Qui troviamo cruise control, strumentazione per metà analogica e per metà digitale, con le varie funzioni. Schermo infotainment nella versione con lo schermo piccolino, non quella grande, perché non ho trovato il colore blu, perché cercavo appunto il blu Monte Carlo, ma non lo schermo è sporchissimo. Per quanto riguarda climatizzazione, vi troviamo un climatizzatore in funzione bizona, quindi destra e sinistra si può scegliere la temperatura che si vuole. Il tunnel centrale, molto importante e secondo me funzionale, quindi essenziale, con anche la scelta dei materiali molto carini. Cambio automatico di marce nella funzione ovviamente automatica oppure anche manuale. Bene, qui troviamo DNA dell'Alfa Romeo, dove andiamo a
identificare la D come dynamic, quindi nella sua funzione settaggio sportivo della centralina, N come natural, e mentre invece nell'A è all weather per il risparmio, praticamente, quindi tanti dicono ambiente, ma all weather serve per avere maggiore aderenza nelle situazioni di pericolo, quindi quando c'è l'asfalto bagnato o con la neve. E l'ho provato, non è niente male, la macchina risponde molto più lentamente al sollecito di prestazione, quindi allo schiacciamento dell'acceleratore, ma è una sicurezza in più. Bene, con la rotellina centrale di derivazione, comunque secondo me molto BMW, praticamente identica anche nei movimenti, andiamo a gestire tutto quello che è l'infotainment, e qui abbiamo invece regolazione del volume. Dietro ci si sta seduti comodamente in due, è omologata per 5, ma se volete fare un viaggio comodo consiglio soltanto 4 persone, anche perché il tunnel centrale occupa un bel po' di spazio. Vorremmo tanto collaborare, non so, però sicuramente conoscerli e dire di averli conosciuti. I nostri idoli di YouTube in questo momento sono, per quanto mi riguarda, forse anche qui tutti e due, non lo so, ma sono Andrea Pirillo e Donze 093 per me. Io pensavo che dicesse Dennis. E lui? No, Sinagagiri. Sinagagiri? No, Sinagagiri assolutamente sì. Chi è Donze? Donze 093 è un ragazzo che vive a Monaco e tratta tutte supercar. Lui va in alto, lui va in alto. Io intanto mi fermo nel nostro Interland, quindi già c'è Sinna. Se vedi questo video, se ci vuoi conoscere, ci vedi da qualche parte, ben volentieri. Visto che siamo in Veneto. Esatto. E se non sbaglio, tu sei di Vicenza. Non sbaglio, è di Vicenza. E vorremmo vedere anche le, come si chiamano, le saponette rosa. Sono fighissime, Sinna. Ti seguiamo tantissimo. E Andrea, non avrò il tuo, la tua Ferrari, ma intanto è quello che posso permettermi. Credo di aver fatto una buona scelta, poi se mi risponderai nei commenti oppure mi scrivi in privato sarai strafelice. Vi vediamo anche qui. Penso a te, GoPro, grandissimo. Io andrei a fare un aperitivo. Mi raccomando, bevete ma non guidate, ragazzi, quello è importantissimo, esatto. Anche perché se io bevo due spritz vado giù per terra, quindi col cavolo responsabilità. Da buon aperitivo a Veneto, spritz Aperol, lui non è Veneto perché ha bisogno di gingerino dal cavolo, e cicchetti. Allora, proponiamo un brindisi alla vettura di questo canale e questa esperienza. Allora, chi di études, chi travail, chi di taf, se di le thune, chi di argent, chi dépense, chi di crédit, créance, chi di dette, te di huissier, chi di assis dans la merde, chi di amour, chi les gosses, chi toujours et chi divorce. Qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde, qui dit famille, qui dit tiers-monde, qui dit fatigue.